carico di questi microbi dentro di sé con un antibiotico, li uccidiamo tutti, fuorché quei pochissimi che hanno quel difetto, no? Quel difetto che però rappresenta un vantaggio, no? E quindi ricominciano a crescere. Poi ci sono degli altri meccanismi, ci sono dei meccanismi con cui i microbi sono in grado di attivare delle pompe di eiezione, no? Delle pompe che ti permettono di buttare fuori le sostanze chimiche strane che entrano dentro e quindi buttare fuori gli antibiotici, oppure addirittura che sono capaci di distruggere gli antibiotici, di attivare degli enzimi che sono capaci di distruggere gli antibiotici. La resistenza alla penicillina, per esempio, è fatta dallo sviluppo di questa, l'attivazione di questi sistemi enzimatici che sono capaci di distruggere la... I microbi hanno anche loro un'attività sessuale, anche se non è che sia indispensabile per la loro riproduzione, no? Nel senso che loro si riproducono, una cellula si divide in due, no? Molti divide il suo DNA, si divide in due, poi in quattro, poi in otto, così. Possono scambiarsi dei pezzi di DNA, sono stati proprio descritti dei ponti fra un microbo e l'altro, no? E dei pezzi di DNA passano dall'uno all'altro. Quindi se noi entriamo in contatto con dei germi che sono resistenti ad un determinato antibiotico e ce lo mangiamo, per esempio questo microbo, nel nostro intestino lui ha tempo di contaminare i nostri stessi microbi che sono nell'intestino, no? E di trasmettergli la resistenza all'antibiotico. Si stabilisce una piccola comunicazione fra due cellule, no? E un po' di DNA passa dall'una all'altra. E questa è una storia nel senso che nel mondo, sulla Terra, no? Questa enorme quantità di microbi che ci sono nel terreno, se voi prendete un grammo di terreno trovate miliardi di microbi. C'è proprio una rete, no? Adesso noi parliamo tanto della nostra rete del World Wide Web, no? WWW, no? Ma i microbi l'hanno inventato milioni e milioni di anni fa, questa cosa di comunicazione, no? Di trasmissione dell'informazione, di trasmissione delle conoscenze. E, per cui è un fenomeno difficilmente controllabile. Purtroppo negli anni 50 hanno scoperto che se noi trattiamo con degli antibiotici gli animali, gli animali di allevamento, le mucche per esempio, e queste crescono molto più rapidamente, i vitelli crescono molto più rapidamente. Non è che diventino più grossi, ma ci mettono meno tempo a raggiungere la dimensione. E quindi c'è stato un enorme interesse, ogni anno vengono prodotti decine di migliaia di tonnellate di antibiotici per nutrire gli animali, per trattare gli animali. Trattare gli animali non perché sono malati, ma perché ne aiuta la crescita. E naturalmente questo trattamento significa che, questa grande diffusione di antibiotici significa che è molto più facile che dei microbi dell'ambiente diventino resistenti agli antibiotici. Però un po' questo è stato un affare per l'industria farmaceutica, nel senso che se un antibiotico non funziona più, no, ne devi produrre un altro. Chi è che produce gli antibiotici? Sono i microbi stessi, no? La penicillina era prodotta da una muffa, moltissimi microbi sono prodotti dai moltissimi antibiotici sono prodotti sulla base della capacità produttiva dei microbi del terreno, no? Noi ci meravigliamo tanto della nostra conoscenza di chimica, delle nostre capacità, delle biotecnologie, no? Ma i microbi li hanno inventate queste biotecnologie molto prima, perché per vivere anche loro, per competere nel terreno, no? Loro producono degli antibiotici che a piccole dosi gli permettono varie funzioni, ma ad alte dosi, no, riescono a produrre delle cose che distruggono gli altri microbi, no? Quindi si combattono a vicenda con gli antibiotici. Ed è dai microbi che l'industria è riuscita a isolare degli antibiotici, no? Che possono essere utili anche in terapia umana. Naturalmente questi isolamenti sono cose molto costose, sono cose molto faticose, e oggi la rapidità con cui si instaurano le resistenze agli antibiotici è talmente forte, è talmente grande questa rapidità, che l'industria spesso
non trova l'interesse a investire per produrre nuovi antibiotici, no? Perché produci una cosa che molto rapidamente diventa inutile, no? Se io produco una cosa che poi ci guadagno per 20 anni, per tutto il tempo del suo brevetto, no? Allora investo tanti miliardi di dollari per farla, no? Ma se io produco una cosa che dopo un anno, no, già non serve più perché i microbi sono diventati resistenti, capite che non c'è meno interesse ad andare in questa direzione. Quindi in questa storia dei microbi ha molto a che fare anche con l'economia. Ma c'è stata un'altra conseguenza piuttosto drammatica della nostra lotta centenaria, è la guerra dei 100 anni quella che facciamo contro i microbi, no? E soltanto recentemente ci siamo accorti che forse era meglio essere un po' più prudenti, no? E lottare con delle armi un po' meno distruttive, no? Invece abbiamo usato proprio le armi di distruzione di massa, no? Che hanno colpito naturalmente anche non soltanto i militari ma anche i civili, insomma, i microbi. E la conseguenza è stata la grande diffusione di malattie infiammatorie, croniche, delle allergie, delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, e la diffusione delle malattie autoimmunitarie. Una volta proprio una cosa come il raffreddore da fieno, no? Che oggi ne soffre, una persona su 4 soffre di raffreddore da fieno, no? E una persona su 10 soffre di raffreddore da fieno in un modo abbastanza drammatico. I bambini hanno gli eczemi, no? I bambini soffrono di asma. E gli studi hanno mostrato delle cose assolutamente interessanti ed affascinanti, no? E ci è voluto un po' di tempo per capire, per esempio, in Germania, no? La Germania fino a qualche anno fa era separata in una Germania Est e in una Germania Ovest. La Germania Ovest era molto meno inquinata della Germania Est, no? Proprio grande inquinamento atmosferico, queste fabbriche che producevano fumi, no? Bruciavano carbone, eccetera, no? Infatti la bronchite erano molto più frequenti in Germania Est che in Germania Ovest. Ma l'asma e il raffreddore da fieno era quasi sconosciuto in Germania Est, mentre era molto frequente in Germania Ovest. E la ragione di questo probabilmente era legata ad una condizione di vita molto più moderna, molto più igienica nella Germania Ovest rispetto alla Germania Est. Era legata anche al fatto che l'alimentazione era diversa. L'alimentazione della Germania Ovest era molto più sterile. Oggi andiamo verso dei cibi sempre più sterili, no? Cibi impacchettati, sterilizzati, trattati con radiazioni per uccidere tutti i germi, perché i germi che ci sono anche nelle nostre verdure sono vivi, quindi, no, in qualche modo facilitano una loro deperibilità, no? Se tu sterilizzi completamente una cosa, questa si conserva indefinitamente. Tutti i cibi in scatola sono sterili, anzi sono sterili per legge addirittura. E in Germania Est era molto più comune che la gente andasse a prendere le verdure in campagna e il latte non pastorizzato. E poi la grande maggioranza delle mamme della Germania Est lavorava, no? Mentre in Germania Ovest era un po' come da noi, che ci sono donne che lavorano e donne che non lavorano. E quindi sistematicamente tutti i bambini andavano all'asilo. E se andavano all'asilo naturalmente avevano più frequenti infezioni dell'apparato respiratorio, perché erano più frequenti i contagi. I bambini che vanno all'asilo è più facile che si prendano, no, la malattia infettiva tipica dell'infanzia. Ma i bambini che vanno all'asilo si ammalano meno di asma, di raffreddore e di eczema che non i bambini che non vanno all'asilo. E quanto più bambini ci sono nell'asilo, quanto meno si ammalano.
sapete, nelle famiglie, generalmente, quando c'è un... generalmente è il primo bambino che si ammala di asma o di raffreddore da fieno. Il secondo bambino è molto più difficile che si ammali. In particolare se il primo è un maschio. Perché quando nasce il primo bambino, le mamme puliscono tutto, sterilizzano, usano questi disinfettanti, no, per il tornado bianco, tutte queste cose qua, no? E quindi questo povero bambino nasce e non viene a contatto con i microbi dell'ambiente. E i microbi dell'ambiente sono quelli che gli programmano bene il suo sistema immunitario. Il suo sistema immunitario diventa poco aggressivo, no, nei confronti di questi microbi buoni che conosce fin da piccolo piccolo. Il secondo bambino invece, quando nasce il secondo bambino, la mamma è già un po' più stanca, fa un po' meno pulizia. E poi a mettere le porcherie nella bocca del fratellino ci pensa il fratello grande. E gli studi mostrano che sono più protetti i secondi che hanno un fratello maggiore rispetto ai secondi che hanno una sorella maggiore. Perché le bambine sono molto più pulite dei bambini, no? E così se c'è un cane in casa, anzi se ce ne sono due, no? È più difficile che il bambino sia male di asma. E il cane funziona meglio del gatto, perché il gatto è più pulito. Il gatto in genere sta in casa e così via, il cane invece va in giro, va per la strada e porta a casa un sacco di porcherie, no? E questo protegge il bambino. E in particolare se il cane c'è, e molto spesso invece succede addirittura nelle nostre famiglie, che quando nasce il bambino il cane viene allontanato, no? Perché non portare porcherie in casa. No, tenete il cane, quando nasce il bambino. Anzi, comprate il cane quando nasce il bambino. E ci sono sempre più studi che indicano anche che malattie più gravi, come le leucemie dei bambini. I bambini che vanno all'asilo si ammalano meno di leucemia. La leucemia è una malattia rara, fortunatamente, però è il tumore più frequente dei bambini. E ci sono sempre più indicazioni che queste incapacità del sistema immunitario, sapete, le leucemie sono i tumori delle cellule del sistema immunitario, i tumori dei globuli bianchi. Ci sono sempre più indicazioni che anche le leucemie, no, dei bambini abbiano a che fare con una cattiva maturazione del sistema immunitario. Il contatto precoce con i germi dell'ambiente, con i germi del terreno, aiuta il sistema immunitario a mantenersi poco aggressivo. Se invece non è stato educato questo sistema immunitario dal contatto con i germi, no? È più facile che abbia delle reazioni molto molto forti quando non ce n'è bisogno, no? E possa causare anche delle aggressioni contro i nostri stessi organi, che sono le malattie autoimmuni, sono il diabete di tipo 1 dei bambini. I bambini che vanno all'asilo è più difficile che si ammalino di un diabete di tipo 1, cioè un diabete che è causato da degli anticorpi contro il pancreas. E malattie come la sclerosi a placche sono legate a un difetto del sistema immunitario. Ci sono tante cause naturalmente di queste malattie, non è sempre una causa sola. Ma il lupus, la tiroiditi, l'artrite reumatoide, sono tutte malattie legate ad un sistema immunitario che non è stato moderato nel suo sviluppo da un contatto con i germi con cui l'uomo ha sempre convissuto nella storia dell'umanità. E, sapete, i primi microbi che arrivano nella bocca del bambino sono quelli del canale vaginale, quando nasce. Nella vagina ci devono essere i lattobacilli,
I lattobacilli sono capaci di